Immagino di entrare qui grezzo e di uscire raffinato, no? Con. Io devo convincere il mio cliente che la mia soluzione, i miei dati sono affidabili. Aprire un piccolo centro. Devo uscire con qualcosa in mano, devo avere un protocollo. Se io voglio potenziare un progetto, definire un progetto, non definisco solo nell'ambiente in cui cade quel disegno, quel progetto, ma anche io e le persone qua intorno, quale comportamento pretendo che abbiano in quell'ambiente. Questo primo giorno per me è stato molto importante perché ho focalizzato qual è il mio punto di partenza e cosa mi occorre per raggiungere il mio obiettivo. Quindi quali strumenti andare a prendere e come utilizzarli. In questa prima giornata abbiamo definita quella che è la parte più importante di ogni progetto, ovvero quella emozionale. Quando alla base di una qualsiasi attività, un progetto, un'azienda, c'è una forte spinta, quindi un forte perché che proviene proprio dal cuore, inevitabilmente quel progetto è destinato ad avere successo. Primo giorno, un'esperienza positiva, sicuramente l'inizio di un percorso che è solo l'inizio e sono molto fiducioso porterà grandi risultati. Parto da un'idea piuttosto vaga del mio progetto e quindi devo identificare i punti su cui lavorare. E diciamo che il primo giorno mi ha aiutato a mettere le basi ed incomincio a vedere un po' di luce. La pressione è positiva, è normale che il primo giorno è sempre più difficile, però l'esperienza anche degli altri corsi che abbiamo fatto si fa capire che alla fine i risultati si vedono sempre. Tutte cose che mi hanno dato spunti per l'ambiente, per i comportamenti, per quale capacità o competenze devo andare a prendermi, perché mi posso prendere tutte le competenze, ma devo prendere le competenze che rinforzano i nickname. Quindi abbiamo lavorato logicamente in andata e neurologicamente col cervello destro al ritorno, ok?